Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Marco Delia e oggi voglio fare un video sulla mia top 10 profumi che terrei se dovessi eliminare tutti gli altri. Sono arrivato a un punto in cui tra lavoro e varie cose sono a più di 270 profumi contati, non so più veramente dove metterli e l'altro giorno ragionavo, è anche quasi un peccato perché il profumo è bello perché ha un significato, comunque c'è una storia dietro, quindi quando ne hai così tanti quasi perdono un po' del loro significato autonomo, quindi tu prendi un profumo e anche se io ad esempio ho questi 10 che mi piacciono tantissimo, non vado quasi mai ad indossarli perché c'è da testare, provare le performance di vari profumi, quindi è un po' un casino. E oggi in realtà ho fatto una top 10, quindi 10 profumi che terrei. Ovviamente ne ho tantissimi altri di preferiti che mi piacciono, ma questi sono quelli in realtà che se dovessi eliminare tutto forse terrei. Mi dispiacerebbe tanto per tanti altri, ce ne sono alcuni che veramente potrebbero essere in queste classifiche, però questi sono quelli diciamo principali. Dovrei lasciarvi il link in descrizione se trovo su Amazon o su altri siti, quindi dategli un'occhiata. Perdonatemi se non si sente al massimo, se non si vede bene, sto testando, ho comprato una nuova videocamera, una Sony Alpha 7 IV, quindi sto provando varie angolature, sto provando varie opzioni, non so ancora se è la forma migliore o se si vede bene, ve lo dirò tra poco. Ed ecco qua. Allora, in realtà ho fatto 5 più 5, quindi 5 profumi di un certo tipo e 5 profumi di un altro. 5 perché in realtà è difficile scegliere 10 profumi e basta. Quindi cosa ho fatto? Ho detto faccio 5 di miei profumi che ad esempio dovessi scegliere proprio per gusto personale. E poi 5 che più probabilmente sceglierei se dovessi avere una routine vera, ovvero diciamo che profumi un po' più versatili, quindi almeno un profumo per il giorno, le stagioni calde, almeno un profumo per la sera, le stagioni fredde, almeno un profumo per le occasioni speciali, eccetera eccetera, quindi un po' più versatili. Iniziamo! Parto con i miei 5 preferiti in generale, quindi 5 profumi preferiti che mi piacciono e che terrei proprio perché mi piace l'odore o hanno una storia importante per me. Non c'è un ordine preciso, ma parto con questo qui di Me New York. Noterete che questi 5 in realtà sono tutti più o meno nella stessa direzione, stessa famiglia. Si vede che alla fine è quello che mi piace dei profumi in particolare. Questo è il nuovo uscito, si chiama Black Star. Nessuno di questi profumi è sponsorizzato, quindi vado proprio tranquillo. Ed è un contrasto tra freddo e caldo. C'è questa rosa magnetica fredda e poi ci sono questa parte orientale calda che dovrebbe rappresentare proprio il contrasto dello spazio. C'è molto dietro, i profumi di New York sono pazzeschi, veramente sono concettuali come piacciono a me. E questo qua è uno dei profumi che proprio sa da me. Cioè io di solito mi vesto sempre così, tutto nero, total black, mi piace mantenere questo tipo di stile anche nell'abbigliamento. E questo molto rispecchia il mio gusto. È pazzesco. Poi il bellissimo il tappo, bellissima la fragranza, quello che c'è dietro. Perfetto, un profumo che mi piace tantissimo, anche da Signature Scent. Il secondo profumo invece ha un significato un po' più profondo dietro ed è Andy Tower ed è l'Herb Design Marocain. Questo è un profumo che mi ero comprato io ancora all'inizio quando ero nella prima parte del mio percorso profumato. Ho una passione, come vedete, per i profumi, ovviamente non è la mia unica passione ma ne parlo volentieri. Serviva un po' per arrivare anche alla versione migliore di me perché danno veramente un aiuto i profumi anche a livello esteriore ma anche a livello interiore. E questo soprattutto a livello interiore, avevo letto in quel periodo un libro che si chiama L'Alchimista di Paolo Coelho, un libro bellissimo sulla crescita interiore, sull'arrivare a trovare il tesoro dentro di sé. E questo, siccome è l'aria del deserto del Marocco, rappresenta esattamente quel libro, quel panorama, quella storia, quell'avventura del deserto, del cercare te stesso. Cioè è molto spirituale, molto bello. Non è un profumo, è più un odore, ma è veramente buonissimo. E sia questo che l'altro, una delle performance tra l'altro incredibili. Il terzo che sceglierei, che mi piace tantissimo ragazzi, è uno che in realtà ho da poco nella collezione, ma già è passato nelle mie top classifiche, ed è Inizio Wood for Greatness. Già lo conoscevo, va nelle classifiche, nell'Olimpo dei profumi, ed è, a parte bellissimo, perché la boccetta è bellissima, è un odore iper riconoscibile, buonissimo, perfetto, è secondo me uno dei profumi perfetti. Ci sono quei DNA che in qualche modo ci hanno azzeccato, e questo secondo me è perfetto. È smooth come tutti gli altri, è tipo particolare, scuro, un po' orientaleggiante, un po' cremoso, un po' dark, ma allo stesso tempo non è iper profumato. È un odore, ma è un po' smooth, è un po'...
non è bam, diciamo animalesco, è proprio animalico, scusate, ma è orientale, legnoso, lavanda, zafferano, patchouli, è magnetico, è uno di quei profumi che li metti addosso e tutti lo sentono e ti chiedono che profumo hai. E tra l'altro ogni volta che l'ho messo questo, ce l'ho da poco, ma ogni singola volta qualcuno mi ha fatto un complimento, quindi è pazzesco. E gli altri due invece, gli ultimi due, sono due profumi di Stefano Umberlucas, si vede che il brand mi piace molto come fanno i profumi, e questo è Black Gemstone. Ovviamente va molto d'accordo con il mio tipo di essere, probabilmente il profumo più adatto a me forse in assoluto, mi piace proprio tanto, è incensato, legnoso, forte, subtle, ma allo stesso tempo sempre un po' dietro le quinte, un po' come tutti gli altri, sembra un po' descrivere tutti gli altri perché più o meno sono un po' tutti così. E questo è più un po' più spirituale, perché dovrebbe rappresentare, l'idea è quella di rappresentare la pietra nera della Mecca, ma è veramente speciale. Non sono profumi da tutti questi, quindi non andate a comprarli prima di averli sentiti, ma questo è pazzesco, mi piace tantissimo, un po' più fumoso, un po' più incensato degli altri, ma mi hanno fatto complimenti per questo. Invece questo non ho ricevuto quasi nessun complimento, ma devo dirvi la verità che forse in assoluto è il mio profumo preferito a livello di odore, ed è Mortal Skin. È un profumo che appena sentito, allora mi piaceva tantissimo la boccetta, appena sentito ho detto oh no, e invece poi mi è cresciuto addosso e adesso è uno dei miei profumi preferiti in assoluto. Purtroppo non si sente tanto e non ho mai ricevuto forse complimenti per questo, forse una volta sola, ma per me, cioè, è un profumo che a me piace, sa di veleno, sa di qualcosa che devi raggiungere, che ti ammicca, ma è lì, quel tesoro prezioso, è qualcosa di incredibile. Sono un po' tutti nello stesso ambito, ora che ci penso, un po' tutti simili, ma è forse quello che piace a me. Ora passiamo invece ai 5 che dovrei scegliere, se dovessi scegliere, tra profumi, diciamo, un po' più pratici, quindi da utilizzare veramente durante tutto l'anno, perché questi alla fine buoni, ma sono tutti unidirezionali, quindi diciamo che mettere l'Air du Désert Marocain al lavoro non è il massimo. Allora, eccoci qua. Se dovessi scegliere un profumo da tenere per il fresco, la primavera e il pulito, quindi diciamo tutta quella parte, questo periodo dell'anno praticamente, e per il giorno, sceglierei Diptyque L'Ombre d'un Loup. Sa esattamente di quello che vedete dietro. È un profumo naturalissimo, iper delicato, un po' va verso quella parte giapponese che a me piace tanto, rispecchia tanto me, ed è questo bagnato, questi fiori, questa natura, è dissetante, è buonissimo e non si sente tantissimo, però questa è la versione Eau de Parfum, mi è stato regalato ed è uno di quei profumi che adoro, e se dovessi scegliere tra 5 profumi pratici, questo sarebbe quello che terrei per quella parte dell'anno. Per la parte invece autunno, quindi la parte più cozy, anche situazioni un po' più indoor per la sera, un po' più sensuali, terrei invece Herod di Parfum de Marly. Oh, tabacco, vaniglia, frutti rossi, super sexy, super elegante. Anche questo un po' nella direzione degli altri, forse un po' più maschile, molto maschile, però cremoso, buonissimo. È un profumo pazzesco, anche la boccetta, il brand, mi piace tutto. E anche questo si sente tanto, ma sono tutti sul 7-8 su 10 a livello di performance. Per la parte invece di lavoro, quindi giorno, estate, lavoro, scuola, università, tutto ciò che riguarda praticamente la versatilità, ecco la versatilità, sceglierei Office di Fragrance One. Ero indeciso tra questo e Bleu de Chanel, ma vi devo dire che ho ricevuto tantissimi complimenti per questo. È il profumo di Jeremy Fragrance, ma ha fatto veramente un capolavoro e non c'è niente da fare. Ogni volta che lo metto ricevo un complimento, dura tantissimo, sente tantissimo, è un profumo tecnicamente perfetto, quindi non posso che non averlo, è nella mia rotazione se devo scegliere tra tutti i profumi, perché questo è quello da 10 su 10, è quello che tutti hanno mille sfaccettature, ma questo è il profumo perfetto per quella cosa lì. Per invece l'inverno, la sera, sì è vero, Herod comunque posso usarlo, eccetera eccetera, ma qualcosa di più sensuale, inverno, decadente, che combatta il freddo, forte, magari anche per qualche serata, sceglierei questo qui, di Laurent Mazzone. Ed è, scusatemi la luce, sensual e decadent. Questo è il profumo, uno dei profumi che mi ha fatto innamorare della profumeria di nicchia. È sensuale, è decadente, è troppo, è forte, è cremoso, è un po' nel verso di Mortal Skin, mi piace tantissimo come odore, però questo è qualcosa di extra, è un po' più dolce, un po' più quasi un po' femminile, ma veramente non so neanche come descriverlo. Andatevelo a sentire, è un estratto di profumo e mi piace tantissimo. E invece l'ultimo non ce l'ho al momento, ma se dovessi scegliere il profumo per le occasioni speciali, sceglierei o uno che ho, che è Tom Ford Wood, per il successo, per le occasioni speciali, il Rolex, che dovrei indossare in alcune occasioni, la camicia, le situazioni eleganti, le cene di gala, eccetera, o Creta Ventus.
Quindi o Tom Ford Wood o Creed Aventus. Il Rolex, non c'è niente da fare, perfetto, un altro profumo perfetto. Voi dite Sim Office più o meno, Sim Office è un po' più versatile, un po' più easy. Invece Creed Aventus o Tom Ford Wood sono... Oh, se hai da fare al Met Gala una serata, devi indossare quello. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate, quali sono i vostri 5 preferiti. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!